queste cose perché ti sale in macchina, poi fa il filmato, sì, poi fa la produzione LB ed è felice. Anch'io faccio queste cose qua. E le nostre mogli sono felici. No, non lo so se sono noi felici. Telefoniamo prima di non lo so a casa. Se le nostre mogli sono felici. Però vi vedo che voi siete contenti, voi siete felici. Io sono felice per voi. Con poco. Punto. We need less. Sì, we need, ecco, we need less. Va bene, con Gian Piero Sacchi, team principal, si usa dire così, di Yoda Racing, team owner, è capo, come si dirà, Terni, non lo so. Certo. E parliamo di We Need Less subito, così tanto non per toglierci il pensiero, ma perché è una cosa atipica. Io guarda, ho avuto una grande soddisfazione. Qualche settimana fa sono stato invitato a Gubbio, avevano fatto con Motosprint, le autorità locali, il provveditorato locale, una manifestazione per il lancio del liceo scientifico con aiutami che invece con derivazione verso lo sport, cioè okay, un liceo scientifico sportivo, un liceo, cioè non è proprio così, sì, tecnicamente, ma insomma diciamo un liceo, okay, per semplificare, un liceo scientifico sportivo che dovrebbe servire a alla creazione dei manager dello sport per il, okay, futuro. Quindi e ho pensato, io 30 anni fa lo dicevo, 30 anni dopo mi invitano a fare una l'inaugurazione di questo indirizzo, okay, eccolo qua, l'indirizzo sportivo di questo liceo, perché finalmente si è capito che lo sport può dare lavoro, è un'impresa, è un'azienda, cioè non è più un gioco e quindi va gestito e ci vuole una formazione e tutte queste cose. Spero che con We Need Less succeda lo stesso. Che cosa vi voglio dire? Quando io ho detto che una squadra che fa il motomondiale va a fare una cosa che prevede, sì, che cos'è? Una fiera dove facciamo uno stand, dove mettiamo la produzione delle nostre moto, quelle che facciamo, però organizziamo anche le serate con i cantanti, con i DJ per i giovani. Ma hanno guardato per dire, ma hai cambiato lavoro? Sarei felice se fra qualche anno lo facesse anche qualcun altro, perché significherebbe che abbiamo messo giusto. In che senso? Il mondo della comunicazione sta cambiando ed è cambiato tantissimo, ma il mondo è cambiato tanto, no? 20 anni fa c'era il fax, sì, e poi io sono ancora della generazione che girava col sacchetto di gettoni in macchina. Se lo dici a mio figlio gli dice che sono i gettoni, cioè quindi passare dal gettone al fax, dal telefax, telescrivente, certo, fax, sì, sì, perché prima un contratto lo facevi con la raccomandata, la ricevuta, andata al ritorno, con, sì, tutto cambia così velocemente, il mondo della comunicazione non è cambiato così velocemente, cioè il mondo della comunicazione è cambiato così velocemente, la risposta delle aziende che io visito mi sono reso conto che è lontana da questo cambiamento nella stragrande maggior parte dei casi. Quindi anche uno strumento come quello che stiamo utilizzando adesso è tabù per il X%, ma secondo me è un altissimo numero in percentuale ancora da noi. Quando tu vai a trovare un'azienda e gli proponi la partecipazione nella impresa, nella compagnia che si occupa di sport, cioè dell'attività racing, ti dicono sponsorizzazione. A noi non facciamo sponsorizzazione, mettiamo l'adesivo. Quando ti trovi in un contesto di questo genere è un dramma, perché comprendi che è troppo lontano, cioè la palla sta in un altro campo. Perché se gli devi stare a spiegare che hanno la possibilità di fare degli incentive, delle marketing, delle cose, è una tragedia. A che cosa spero serva We Need Less a Yoda Racing? Spero che serva a poter avere un contatto con aziende di medio grande livello
che attraverso una manifestazione dove c'è comunque un numero importante di pubblico e quindi comunque, tra virgolette, quel costo contatto è assicurato, le possiamo portare a conoscere anche Yoda Racing, che fa le corse di moto, e quindi iniziare un percorso di avvicinamento con le aziende per fargli conoscere tutto il mondo che poi può essere legato al mondo degli incentive, del co-marketing e con gli avversi. Questo è un interesse. Cioè, siccome anch'io parlo con gli stessi interlocutori con cui parlate voi di Yoda Racing dall'altra parte, auguri, perché cioè, nel senso, mi sembra abbastanza, è un progetto ambizioso, sicuramente la direzione è giusta, però in effetti qualcuno deve pur cominciare. Vabbè, se no 30 anni dopo avranno fatto il liceo scientifico e indirizzo sportivo. Esatto. 30 anni fa io avevo visto un signore che si chiama Gary Howard, e nella fine degli anni 80 lui era il manager di di Kenny Roberts, poi di John Kocinski, e poi lo sia stato anche Wayne Redding, e per me lui fu una folgorazione. Quindi lui è come il commercialista, c'ha più clienti, no? Mentre da noi l'idea non c'era ancora, io la portai questa idea quando diventai il manager di Capi Rossi, poi di Biaggi, ma quando con Biaggi andai a trovare, cioè io ero il manager di Biaggi e feci la squadra per Valentino Rossi, fu incompatibile continuare le due cose, perché c'è una sorta di sei tutto mio, cioè il 100%, cioè un monomandatario di... E non ha un senso. Anzi, direi che negli Stati Uniti, che forse sono un po' più avanti di noi, funziona esattamente al contrario. In modo che tu puoi crossare tutti i tuoi servizi e fornire all'azienda che ti chiama quello che gli serve con esattezza, no? Ma se fossi lungimirante potresti anche pensare di entrare in una rete che ti può offrire tanti servizi, perché può essere quello che non. Puoi arrivare che tu puoi servire anche allo sponsor dell'altro, ci può essere anche un'interconnessione molto complessa. Però ripeto, se questo è una partenza. Gubbio è il centro del mondo, loro dicono. No, è Foligno. Era Foligno. Adesso c'è la parte cattiva. Vai. Cioè cattiva, quella che poi dopo ci tocca, ma corretto o no, si legge di tutto. C'è una serie di team fra Superbike, MotoGP, eccetera, di cui si scrive ogni giorno una cosa diversa. Voi siete fra questi, siete in buona compagnia, perché gli ultimi che non dovevano correre praticamente quasi sicuro che lo faranno. All Star con Battà, con Bimota si è sciolto, è quasi sicuro che correrà già da Aragon. Hanno cambiato un po' le regole di omologazione per le moto sportive, per le derivate di serie in virtù della crisi, si sono scesi drasticamente i numeri richiesti per le tre procedure di omologazione, sono un po' cambiate le cose, quindi pare che, insomma, almeno così sembra, ce la possa fare con Bimota. Nel vostro caso ogni tanto si legge che c'è un problema, ogni tanto si legge che non c'è una ogni volta per quanto? Ogni troppo. E da dove è nato questo? Dagli stessi. Ma vabbè, la gestione dell'informazione motociclistica italiana, quella su carta è morta, quella su internet è fatta da alcune persone che erano morte e cercano di rivivere, e sono sempre gli stessi che cercano di scrivere le stesse cose, e funziona in base alle simpatie. Ora sì, una cosa non la so, o telefono gli chiedo o non la scrivo. Se invece qualcun altro, che se non la sa, dipende da chi è l'obiettivo, e se gli piace la cosa diventa inventata buona, se non gli piace la cosa diventa inventata cattiva. Quindi poi ci sono piloti che parlano, addetti lavori. Faccio che si dimenticano. Va. Senti un po', ma qualcuno ha mai chiesto a Giampiero Sacchi come stai facendo tu in questo momento, di quelli che hanno scritto? Io sono già scarsamente, faccio già fatica a essere responsabile delle cose mie, figuriamoci delle cose. Credo di no, insomma, temo di no. Cioè, voglio dire, perché se nessuno di questi ha parlato con Sacchi, ma scrivono di Yoda Racing, da dove arrivano queste informazioni? Bravo il francesismo. Sì. Benissimo. Ma andiamo avanti.
perché io scrivo male di te se con te non ci parlo? Sì, però le domande... No, aspetta, che ti sto rispondendo. Perché scrivo... Cioè, io non ti parlo. Vabbè, ho un interesse, c'è un, quindi c'è un interesse, c'è un negativo. Un interesse negativo. Qui stai cercando di lavorare contro di me. Perché scrivi di me se non hai parlato con me? Però non mi... Perché scrivi male di me e non hai parlato con me? Perché scrivi male di me e non hai informazioni ufficiali, ma ti stai affidando ad altre persone? Io questo, cioè, dico, il mio numero di telefono ce l'hai, mi chiedi un appuntamento o lo chiedi al nostro addetto stampa, e allora a quel punto puoi sapere, avere delle informazioni dirette. Invece no, il sotterfugio, la cosa. Poi è successo che hanno intervistato il nostro pilota, ha detto delle cose, secondo me alcune vere, alcune meno vere. Comunque mi dispiace deluderlo. Sì, ci sarebbe. Nel senso buono, che ti voglio dire. È stato un inverno difficilissimo. Speriamo che i risultati del nostro lavoro siano positivi. È un ni, un sì. Fra poco, no, sto solo a pensare se ti sto dando una notizia in anteprima che non voglio darti, o se per simpatia invece te la vorrei dare. Che ne so, cioè me la meriterei perché volevo fare le domande e invece me le sono dovute subire io. Però no, vabbè, ma non, cioè, era, anche, non era volevo, io volevo fare una domanda retorica, no, alla fine io sono soddisfatto perché insomma, cioè, coglione per non aver capito, no, che ci sarete, ma, però cioè, ti voglio dire, ma dire, guarda, veramente... professionalmente è stato un anno, un inverno al limite del tragicomico. Aziende gli hanno detto di sì, arrivi a firmare il contratto, a fare il contratto in tutte le sue definizioni, gli annessi, i bozzetti, i colori, le dimensioni, venerdì, allora sì, o firmiamo mercoledì o firmiamo giovedì, mercoledì non risponde al telefono, ci vedi, non si firma. Cioè delle cose che tu dici, perché mi hai fatto perdere tempo? Ma non succedevano prima così? Mai, mai, mai ho vissuto una ineleganza nei comportamenti di questo livello. Cambi mai, di rotta così non c'erano. Mai c'è stato uno scadimento nelle persone, ma manager decisionali capaci di mentire su cose che avevano detto a me, cioè non è che hanno detto ad altri. Persone che dopo due mesi ti dicono, ma sì, però io non è che t'avevo detto, ma mi hanno detto quanto mi pagavi, quando mi pagavi e per quanti anni mi pagavi, che altro mi volevi dire? E con una faccia da cretino ti si dice, lo so, però il consiglio di amministrazione non lo aveva ancora. Allora se, cioè, perché lo hai fatto? Cioè, amo scherzare. Ma guarda, ti dico, non so se sono in proprio... non professionisti, se sono in buona fede o cattiva fede. Cioè, gli interlocutori sono di minor qualità? Assolutamente sì, assolutamente sì. Cioè, quello che c'aveva i gettoni, quello che c'aveva i gettoni e non il telefonino, prima di riceverti, magari ci metteva un po' più di tempo. Prima di darti una parola ci metteva un po' di tempo, ma se ti aveva dato una parola o ti aveva stretto una mano, nel 99% dei casi era un cane tuo. Oggi io ho visto che in alcuni, cioè nei molti casi che ho incontrato quest'inverno, devo dire concentrati, ho preso una serie di schiaffoni, non c'è male. Non per inesperienza, cioè non assolutamente per, no, dice, perché poi ci sono delle cose quando stai in affari che non puoi forzare,
se uno, faccio l'esempio, uno che ti ha dato soldi per tanti anni ti dice che continua a darteli, e gli dici allora ti mando il contratto, firmamelo, se no non faccio, presentiamo a pranzo insieme e poi sistemeremo, dici. E non so da che cosa sono dettate quelle cose, se dalle difficoltà ognuno di noi, le aziende vive momenti difficilissimi per tutti, cioè è un cane si muove la ruota, non aveva mai i soldi perché non l'hanno pagato, non ti paghi, tu non paghi e fai metti di più per un altro. E noi devo dire che abbiamo, stiamo e probabilmente soffriremo ancora nei prossimi mesi. Però ve la cavate? Diciamo che in Qatar per adesso andremo a fare il test, per la gara c'è ancora tempo. Sta schiaccio tra tutti e due. vediamo, c'è tempo ancora. Il Ternano bassellato, ma insomma Ternano è incredibile, è stato il pilota. Danilo è stato, io voglio bene un mio amico, sì, però a volte andrebbe ferrato e sellato, io dico sempre sì. E tu consideri che lui ha battuto un record, perché si beccò una lettera dall'avvocato, mi sa alla terza gara, non so chiarezze che cos'era, la terza gara era, che ha parlato, cioè non so che aveva detto del nostro tecnico dei motori, si beccò la lettera dall'avvocato, è un record che non avevo mai visto. Però anche queste cose secondo me fanno parte del vero del pilota, cioè sennò che pilota è? Cioè nel senso che si mette a, no, a fare dei ragionamenti a medio termine, che tipo di che pilota è? Tu dici perché il pilota non può essere intelligente? No, intelligente, ma non è riflessivo, ecco, diciamo così, che sono due cose diverse. Ma guarda, partendo dal fatto che adesso facciamo ridere qualcuno, ma insomma partendo dal fatto che l'ex presidente del Sommorto delle Generali un giorno disse degli italiani non ci si può fidare perché provengono tutti da Machiavelli. E ti dico, vabbè, lascia il tempo, ma il fine giustifica i mezzi, io lo capisco, è l'ingegner Manicari. Ma lo conosco molto bene, dopo mi scuserò per averlo placcato così. Io voglio dire che se il fine giustifica i mezzi, io lo capisco, non lo condivido, ma posso arrivare a comprenderlo. Ma quando è fatto di forma, cioè capito, in forma gratuita, non la capisco proprio, cioè perché dici, ma perché? Cioè a che cosa ti è servito? Ma era vero? Secondo me no, perché comunque il primo test e le moto non erano pronte. Quindi lanciarsi in affermazioni di quel genere, tutto molto discutibile. Poi io alla fine arrivo, ne ho visti tanti, uno in più. Non è che parla tanto, però quelle volte, nel senso, sono trovato fortunato. Insomma. Sì. Oggi mi è andata bene. Sì, dal mio punto di vista. Anche dal mio, che sì, io sono molto remoto in griglia, nel senso, vediamo. Ma adesso per esempio abbiamo molto contento perché quest'anno avremo piloti nel CIV, mi sa, l'Atlas, che è tipo Coppa Italia della PGP, due ragazzi, poi abbiamo probabilmente una o due moto, dovremo concretizzare domani nel CEV della Moto 3. Cromenaghe nella Moto 2. Okay. Questo qua che dice che la gente non partecipa, secondo me gli porta bene, perché anche quell'altro non doveva fare le moto, doveva fare le macchine e ha già tre moto pronte. Quindi secondo me uno, cioè, mi augurasse un po' di sfiga anche a me. Aveva detto che chiudevo l'anno scorso, per cui. Quindi, vabbè, sì. Allora siamo in buona compagnia.
Beh, io devo dire che non siamo andati lontano, cioè non ci è andato lontano, chi ci voleva male da fare. L'importante è fare, insomma, sai, abbiamo sofferto, stiamo soffrendo, tanta gente ha avuto pazienza. Sono momenti per un, chiamiamolo imprenditore, tu pure sei un imprenditore. Un momento difficile secondo me è molto bello, a patto che sia, a patto che sia passeggero. Io devo dirti che in questa storia sono quanti da mesi, da uno schiaffo all'altro, e ti assicuro una cosa, sono certo che il 99% del 99,99% delle persone che conosco a posto mio avrebbero già mollato. Invece no. Non se ne fa. Mai filosofia industriale, sti cazzi sarebbe. Per metterla moderna. Non ci sono prigionieri. Sì, okay. Va bene. Siamo a posto. Magari tipo non è venuto niente, dopo, niente. Abbiamo parlato. Abbiamo fatto una bella chiacchierata. Grazie.